niente, non muove tutto l'apparecchio qui. Buonasera. Ma ha messo qua da dietro. È insomma. No, ma ha detto che dà fastidio. No, mi piace. Io, se ti piacciono le cose antiche, ti faccio diventare. Ma sì, io sono gladiatore, so. Più antico allora, di me. Andiamo d'accordo. Più antico di me. Non ha capito, non ha capito. Ma allora, dato che sei romana, come la fai la matriciana? Non mi cominciate a dire perché tanti ci mette una cipolla, io la faccio, metto la pancetta, la faccio sbagliata. Ah no, già mi sta, no. Aspetta. Mi sta a cascare, no la pancetta, mi devi mettere il guanciale. Ah, guanciale. Il guanciale per la matriciana, eh? Sì, amore. Infatti io me lo compro la guancetta, proprio la guancetta dei maiali. Maiale. Bravo. Allora, metto il guanciale, lo faccio struggere un pochetto, poi appena ci metto un pizzichetto di cipolla, perché la cipolla è forte e si sente col guanciale, senti che dice nonna. Poi ci butto la zucca, faccio un sapore bene, all'ultima cottura, indovina che ti ci metto? Il pecorino. No, un cucchiaino di aceto. Ah, per levare l'acido del pomodoro. Io sono romano. Fatte da un bacio con me. Bella nonna. Che la matriciana si fa come una volta, no? Questi. No, cioè, questi. Ma quelli che mi mettono la panna dentro la carbonara, che gli vogliamo dire? Devi solo che sputare. Ecco, ha sentito? Tu di mortale. Ecco. Ti è piaciuta? Perfetto.